perché sta squadra, l'avete vista, si regge in piedi attraverso solo e esclusivamente le risorse che noi mettiamo in campo. Oggi mi aspettavo un pubblico, non parlo più perché tanto ormai gli appelli non servono a niente. Sì, voi vi preoccuperete quando io ci sarò più, dopo vi comincerete a preoccupare. Pensa di non esserci più, Presidente. No, no, ma io faccio un ragionamento, perché se nel momento in cui io devo fare pure le battaglie per rimanerci, scusate, con tutto il rispetto. Quindi voglio dire, oggi io mi aspettavo, siccome è una partita importante, un crocino importante, almeno un numero di pubblico, se non altro, superiore, si dica lunga superiore a quello che c'era. Quindi, una volta per tempo, una volta brutto tempo, una volta cosa, una volta c'è la festa, una volta c'è... Ma di buona piena di che? Di che? Vabbè. Se faccio di quanti anni... Presidente, come giudica le esternazioni di Magalli che ha detto se la norma non cambia lo tipo? Vabbè, ma Magalli ha le sue idee, io ho le mie, ognuno ha le proprie, no? Pronto? Questo sì, un attimo, scusate, ognuno ha le proprie idee, magari io rispetto le idee di tutti, sono pure gli altri che devono rispettare le idee degli altri. Ma c'è stata qualche frizione con il presidente, con il numero uno della Lega? No, ma io non c'è stata nessuna frizione, io non ho frizioni. Io ho preso atto che la Lega Pro ha assunto una posizione diversa da quella che avrebbe dovuto assumere in rapporto a un accordo che c'era precedentemente dal punto di vista politico. E due persone della Lega Pro hanno votato contro di me, quindi io ho preso atto. Questo è il famoso concetto della riconoscenza, che è sempre il sentimento dell'attesa. E poi si ricordi, l'irriconoscenza è sempre più grande, la misericordia divina che pure è infinita. Quindi fate un po' riconoscenti a questa squadra. Prego. Si riparte da Perrone l'anno prossimo. Come l'anno prossimo? La prossima stagione. Ma scusi, ma lei parla pensi alla stagione in corso, poi parleremo del fuori. Voi come al solito, no, ma mai chi? Ma poi il campionato si vince quando è finita l'ultima partita e quando è stato assegnato di fatto formalmente il vittorio del campionato. Quando sarà assegnata lei ripartirebbe da Perrone? Quando sarà assegnato mi preoccuperò di quello che dovrò fare. Non le è piaciuta la partita oggi, Presidente? Io è stata una partita che ha avuto dei momenti sicuramente che potevano essere evitati. Abbiamo avuto qualche momento di break, di blackout. Quindi voglio dire, tanto è vero, abbiamo preso un gol. Sicuramente non è la migliore Salernitana, no? Questo penso per chi capisce un po' di calcio, no? Capisco pure che siamo alla fine, verso la fine del campionato, quindi è ragionevole. No? Però voglio dire, secondo me serve maggior concentrazione e soprattutto maggior determinazione e maggior volontà di voler raggiungere, indipendentemente da quella che è la posizione in classifica, il traguardo, il prima possibile. Perché ci sono tante insidie che possono offuscarsi e addensarsi sul campionato, quindi è meglio che le cose vengano chiuse subito, così non... Presidente, queste ultime partite saranno decisive anche in chiave di conferma, non mi riferisco solo al tecnico ma anche ai calciatori, nel senso sono tutti sotto esame, quindi... No, sotto esame c'è Stadì, che sta a pensare ancora, che c'è, mancano 5 partite e sta a pensare addirittura dei calciatori dovranno essere comprati, ma pensa prima a vincere queste cose, se voi eravate abituati con le favole di Pinocchio, capito? Pinocchio, Presidente. Capito? Voi dovete ragionare sulle cose, dovete stare coi piedi per terra, se no vi faccio io i piedi di cemento, vi metto così vi sarebbe bloccate per terra. Presidente, non può negare che il campionato è un passo. Insomma. Ma che sì, non posso. Settimana prossima potrebbe arrivare la matematica. Ogni giorno i propri affanni, lo sai? Oh, e allora, tutti i proverbi che vuole. Ma quale proverbi? Questo sono proverbi. Ma quale è detto? Questo non è detto. È imbroccato. Quindi allora, non è un detto. Allora voglio dire, le sto a ripetere. Ogni giorno i propri affanni. Quindi significa, adesso preoccupiamoci di quello che serve da qui. 5 partite. Poi dopo le 5 partite farete le domande su quello che sarà il futuro. Pensiamo al presente. Ma ci state già pensando. Perché voi state sempre a pensare. Voi pensate sempre. Scusate, l'anno scorso. Preside, 10.000, dove arriva qui? C'era C. Oh cavalluccio, 10.000, arriviamo a C, oh no, C no, vedrete quando andiamo in cose, ma ci urlo, poi andiamo in B, ha già qualcuno oggi mi ha detto, Presidente, dopo la B vedrà quanta gente, ho capito. Presidente, non dimenticate, l'anno prossimo 10.000 al bonato. Sì, ancora. Sì. Vale sempre la promessa. La famosa favola di Pulcinella questa, la sai, no? Presidente, la medica certezza della promozione quando potrebbe arrivare a questo punto? Quando c'è la matematica, l'ha detto lei, la matematica è certezza quando c'è la matematica. Potrebbe arrivare la prossima settimana a fondi? No, perché? Sì, perché il Chieti, se perde il Chieti e vinciamo arriva la matematica. Sì, vabbè. Sì, scusi, stiamo parlando della prossima, Presidente.
C'è una frizione con il comune, Presidente? No, assolutamente, assolutamente. Quale frizione? Io... Vabbè, una lettera della Salernitana, De Luca, che dice prima della Salernitana a proposito dell'impiego dello stadio Arechi, De Luca che prima fa delle battute. No, è una domanda, Presidente. Senta, scusi, mi perdoni, questa è normale dialettica all'interno di un contratto, eccetera. Cioè noi abbiamo posto un problema che non è opportuno nel momento in cui stiamo nel rush finale del campionato, per evitare che già il manto erboso, manto, quello che cioè, sapete conoscere, non venga ulteriormente distrutto da tornei che non hanno grande valenza tecnica e che possono far pregiudicare gli aspetti chiaramente della consistenza del campo, perché se c'è gioca una Serie A sa come c'è gioca, se gioca un altro magari ara, no, quando gioca. Quindi voglio dire, questo è stato, non c'entra invece contrapposizione, tutt'altro, abbiamo un buon rapporto il sindaco. Sul Volpe? Quando... Sul Volpe, il Volpe sta là. La proposta del sindaco che l'ha invitata ad investire nell'area adiacente al Volpe, la prendere in considerazione? Ma gli investimenti, ragazzi, io quello voglio far capire, qui tutti parlano, tutti invitano, ma posso fare un invito io? Allora io ho fatto 10 inviti e non ha risposto nessuno. E io devo rispondere a tutti gli inviti che viene fatto, anche se sono meritevoli di accoglimento, atteso che vengono fatti dal sindaco. Ma io ho fatto 50 inviti a gente di Nostello e non è venuto nessuno. Viene fatto un invito, io devo aderire. Scusa, io l'adesione avviene nel momento in cui ci sono le condizioni economiche e tecniche, poi lo fa. Se ci sono cifre che non sono consone per noi, poi troverà qualcuno, che ne so, che sono compatibili con la realtà, ma dove viene? Siamo in un momento di grande recessione, cioè non è che 10 milioni già ce l'ho messi tanti, adesso mettiamo avanti 10 milioni. No. Senza voler parlare di futuro, Presidente, Perrone ieri in conferenza stampa ha detto l'anno scorso la proprietà mi stimava, non mi hanno riconfermato. Perché sono tutti... Allora, gli esami... Pirandello, ha studiato lei? Qualcosa. Va bene, bravo. Allora, però, se studi pure Edoardo De Filippo, gli esami non finiscono mai. E allora, tu ho detto, infatti, dopo, se studi pure Edoardo De Filippo, gli esami non finiscono mai. Quindi qual è l'esame per Perrone? Stanno sotto esame, ma è normale, anch'io sto sotto esame, scusate, non sto sotto esame della città di Salerno, scusate, è la verità, se io faccio male, adesso invece di stare a parlare così con i forconi, no? E allora, se io non avessi investito, voi state qua, no, tu state fuori, caccia i soldi, cominciate tutta questa storia. Facciamo sempre informazioni. Ma quale informazione? L'informazione è sempre legata alle finalità, lo sapete perfettamente, all'obiettivo che uno vuole raggiungere. Presidente, per quanto riguarda la vicenda in seno al Consiglio federale, lei si aspettava la vicepresidenza? Ancora. Ma lei, scusi, mi perdoni, avevo ripreso. Non c'ero. E se non c'era, che Paganini va a parlare una volta una sola, anzi suona una volta sola, la fattispecie. Noi ripetiamo sempre, ma che devo ripetere? Ma poi qual è il problema? Scusate, allora ve lo spiego con tutta serenità e tranquillità. Io ho detto dopo, ma lei è inquieto? No, è un privilegio. Finalmente sono stabilite i rapporti, sono stabiliti i rapporti tra FIGC e la Lega di A e i comportamenti delle singole persone. Così ormai oggi non c'è più, non ci sono più alibi, perché sappiamo come si comportano. No? Questo per noi stanno importanti, ma io pensate che non avessi saputo. Il problema qual è? È che noi dobbiamo stabilire da che parte è stata nella vita, non siamo stati da tutte le parti. Adesso c'è qualcuno che ha fatto la scelta di campo, ne prendiamo atto. Scusate, ognuno raccoglie quello che semina.